Buonasera a tutti i telespettatori di Lente in Ingrandimento e buonasera al sindaco di Napoli Luigi De Magistris in collegamento da Palazzo San Giacomo. Salve sindaco, buona giornata. Eccomi, buonasera a voi. Allora sindaco, il presidente del Consiglio dei Ministri Conte firma in nottata il DPCM che prevede nuove strette per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Sicuramente poi chiaramente le regioni potranno decidere misure ancora più restrittive, al momento comunque ci sono delle misure che andiamo ad analizzare. Beh, mi sembra una decisione assolutamente scontata, prevista, prevedibile e anche utile con riferimento al fatto che i contagi dopo i liberi tutti di quest'estate sono notevolmente aumentati su tutto il territorio nazionale, ovviamente non solo in Campania ma anche nella nostra regione registriamo purtroppo numero di contagi che ci porta in vetta alla classifica delle infezioni, quindi credo che si tratta di un provvedimento che va nella direzione giusta, poi ci sono alcune cose più condivisibili, altre meno, ma bisogna trovare sempre un punto di equilibrio e devo dire che complessivamente in una decisione difficile si è cercato da parte del governo di individuare un punto di equilibrio e di buon senso in una fase molto difficile per alzare il livello di rigore e responsabilità e scongiurare un nuovo lockdown. Sindaco, però si vanno a colpire nuovamente attività che già sono in ginocchio, come lo spettacolo, gli operatori dello spettacolo, perché ricordiamo che il nuovo DPCM ribadisce che non si possono ospitare più di 200 persone per quanto riguarda i teatri al chiuso, all'aperto non si possono organizzare eventi con più di 1000 persone. E, insomma, chiaramente questo significa veramente ridurre al minimo le possibilità di ripresa di questo settore che dal febbraio scorso vive un momento veramente buio. 1000 all'aperto e 200 sì, al chiuso. All'aperto, sì. Ecco, qua andiamo nel campo di quei provvedimenti che io non condivido. Faccio un esempio con riferimento, chiedo scusa, c'è un ritorno di audio, se si può, mi ritorno, fatto tech, ecco adesso va bene, grazie. È uno di quei provvedimenti che non lo condivido perché non ci può stare una regola uniforme per tutti i teatri e tutti i cinema e per tutti gli eventi all'aperto. Mi spiego, faccio un esempio concreto. Il Teatro San Carlo sono oltre 1200 posti. Si potrebbe tranquillamente ridurre a un terzo la capienza, cioè prevedere 400-450 persone. Il distanziamento sarebbe addirittura superiore al metro, quindi di gran lunga rafforzato, diciamo, il minimo degli standard di sicurezza e non si metterebbe in condizione il San Carlo di chiudere, mentre invece chiaramente per un teatro più piccolo o per un cinema il numero di 200 può essere pure per alcuni cinema adeguato, cioè non puoi fare una regola generale. È come per gli impianti sportivi, il San Paolo che può avere fino a 60.000 posti, perché farne solo 1.000? No, ne puoi fare anche lì un terzo, 15.000, 20.000, e garantire un distanziamento, un'entrata scaglionata. Sulla cultura e sullo sport continuo a intravedere un'assenza di buonsenso e di equilibrio. Vedo delle misure troppo flagellanti e che tengono poco conto soprattutto del valore della cultura nel nostro paese e quanto la cultura e il turismo stanno soffrendo. Quindi su questo non sono d'accordo. Io credo che le limitazioni sono necessarie anche per lo sport e per la cultura, ma ci vorrebbe più equilibrio e più differenziazione a seconda dell'ampiezza dei locali. 200 può andare bene per alcuni cinema, può essere una misura invece eccessiva per un cinema che dovesse avere 800 posti, 1000 posti. Ho fatto l'esempio del Teatro San Carlo, potrei fare l'esempio del Teatro Mediterraneo, potrei fare l'esempio del Teatro Mercadante, mentre invece, che ne so, se vai in un piccolo teatro, basta e metti la misura di un terzo, cioè un teatro che ha 80 posti, ne fai 20, 25.
Io credo che un terzo possa essere una misura equilibrata. Certo, magari anche creare un distanziamento che va oltre il metro, anche i 2 metri, però con indossando il dispositivo di sicurezza come la Sì. mascherina, con controlli effettivi che questo dispositivo venga usato correttamente, insomma, si potrebbe in qualche modo far ripartire un settore. Perché è vero che Guardi. bisogna tutelare la nostra salute, sindaco, ma è pur vero che in questo momento bisogna anche tutelare l'economia, perché finiremo con fare più morti per l'economia che è in crollo piuttosto che per la patologia e il virus. Covid-19. Questo è l'argomento che tiene banco da mesi, la faticosa ricerca del punto di equilibrio. Devo dire, secondo me uno sforzo in più si potrebbe fare. Faccio l'esempio anche qui, invece degli eventi all'aperto. Abbiamo parlato di quelli al chiuso. Facciamo l'ipotesi di Piazza Plebiscito. Io credo che mettere un limite di 1.000 posti all'aperto è un eccesso. Piazza Plebiscito può portare fino a 300.000 persone. Tra 300 e 1.000, non dico che dobbiamo arrivare a 30.000, ma insomma, se uno mettesse anche un limite di 5.000 persone, è una piazza vuota che può garantire tranquillamente il distanziamento. Ecco, qui sinceramente continuo a intravedere un'assenza di capacità di modulare gli interventi sul territorio nazionale, perché secondo me non si ha il coraggio di affidare ai territori e quindi ai sindaci il potere di modulare gli interventi di cornice riempendoli di contenuto all'interno dei territori. Secondo me il governo dovrebbe dettare una linea generale, come in alcuni casi fa, e poi affidare non solo alle regioni, ma anche ai comuni. Invece a noi affidano solo la possibilità di fare interventi più restrittivi. Invece io credo, ho fatto l'esempio dei teatri, delle attività culturali, dello spettacolo, dello sport, io credo che ci si potrebbe modulare a seconda dell'ampiezza. È chiaro che 1.000 posti è un numero che può essere sufficiente, che ne so, se si fa un evento a Piazza dei Martiri, parlando di Napoli, ma se Piazza Plebiscito la puoi portare, ma tranquillamente a 5.000, mantenendoti anche basso, così come il San Carlo, se mi metti il numero di 200, io vi dico già da adesso che il San Carlo chiuderà. Certo, io Perché continuo. 200 po Certo, No, perché certo. 200 posti o arriva un finanziamento compensativo immediato del governo, oppure il principale teatro d'Europa, il più antico d'Europa, chiuderà. E allora questo credo che quell'assenza non solo di buonsenso, se posso consentirmi, anche di conoscenza del paese. Ecco perché se si continuano a tenere fuori i sindaci dalla possibilità di modulare in maniera più efficace i provvedimenti, queste saranno le conseguenze. Poi voglio dire, a loro gliene frega che centinaia di persone si licenziano, che migliaia di persone vanno in mezzo alla strada, che tanta gente muore di pandemia sociale, economica e del lavoro. Beh, io credo che a 8 mesi di distanza questi errori non si dovrebbero fare. Ecco, questa è la mia E quello valutazione. che appunto stavo dicendo, credo che l'aver tolto al sindaco un'ampia competenza su alcune decisioni è cosa assolutamente sbagliata, perché nessun sindaco può conoscere meglio di altri la situazione territoriale e di conseguenza mettere in campo delle misure che sono anche più efficaci, ma magari sono meno nocivi per un settore economico che diventa strategico per il luogo che si amministra, pur chiaramente nella tutela assoluta della salute. Assolutamente, ma la tutela della salute credo che nessuna istituzione in questo momento tende a fare passi indietro e nemmeno passi laterali. Siamo tutti impegnati perché questa pandemia possa essere frenata nel miglior modo possibile, che possa essere arginata, che possa essere sconfitta, che ci possa essere il minor numero possibile di contagiati e soprattutto di morti, però che nello stesso tempo dobbiamo anche affrontare una epidemia sociale, economica, che ormai è sempre più evidente. Rispetto a 7 mesi fa si è aggiunta anche l'epidemia mentale. Cioè, io credo che ci troviamo di fronte ormai a una difficoltà psicologica anche del paese, dei suoi cittadini, ad affrontare una fase così delicata. Certo, assolutamente, sindaco, anche perché con i dati che quotidianamente ci vengono forniti dall'unità di crisi si crea sicuramente allarmismo, ma i dati devono essere anche letti in maniera corretta, perché quando si parla dell'aumento 700 positivi e si genera allarme, bisogna dire che è a fronte di 9.000 tamponi. No, io le dico tanto un dato perché mi sono andato a scorrere un po' i dati: il 3 aprile noi avevamo 150 positivi con 2.000 tamponi. Il conto è presto
fatto, la percentuale quindi rimane quasi identica al 3 aprile, quindi in periodo di lockdown. Quindi generare allarmismi inutili è assolutamente dannoso in questo momento di grande anche tensione psicologica. Beh, prima ancora dell'allarmismo noi dovremmo avere i dati e dovremmo fare un'operazione di trasparenza, perché il governo chiede a tutti i sindaci, per esempio, di mettere in campo una comunicazione istituzionale efficace. Ma noi ci troviamo nella nostra regione, da un lato, a un provvedimento che ordina ai medici di non parlare. Quindi dobbiamo andare nelle dittature più oscurantiste per vedere un provvedimento di questo tipo. Se non lasciamo parlare i medici, lei come pensa che noi possiamo sapere la situazione reale? In Campania la situazione è aggravata anche dal fatto che noi, il sindaco di Napoli, della terza città d'Italia, cui rappresentiamo 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% della popolazione campana, non partecipiamo all'unità di crisi, cosa che non accade nelle altre regioni. Non ci vengono forniti i dati di dettaglio, i dati analitici, i dati puntuali, i dati, per esempio, in cui si elaborano il trend dei focolai epidemici. Non ci viene, per esempio, fotografato un cluster sulle varie municipalità, sulle varie zone in cui potremmo intervenire. Insomma, non c'è quel gioco di squadra. E questo io credo, non so più come dirlo, l'ho detto pubblicamente, l'ho scritto al presidente della regione. Se non si comprende questo, diventa una situazione complicata, perché tutto viene concentrato nelle mani di un'unica persona e attraverso, come dire, anche una comunicazione che inizia, come dire, a far sorgere tanti dubbi e tante perplessità. Perché non sono stati fatti tanti tamponi? Perché continuiamo a essere la regione con il minor numero dei tamponi, nonostante siamo la regione che più ha speso soldi sulla sanità, eppure non riusciamo ad andare dietro ai contagiati, non riusciamo a fare i tamponi, non riusciamo più a tracciare i contatti diretti? Perché l'ospedale, il Covid Center dell'ospedale del Mare di Ponticelli non funziona, come leggiamo dalle inchieste giudiziarie e dai dati? Perché è stressato solamente l'ospedale Cotugno in questo momento e non c'è un'efficace rete di diffusione territoriale sanitaria su tutta la regione, sulle altre città? Perché non sono state adeguatamente sollecitate le reti sanitarie territoriali? Perché non sono state aumentate risorse umane delle ASL che non riescono a stare indietro? Perché, perché, perché? Domande che noi abbiamo fatto, io ho fatto l'altro giorno anche ai vertici dell'unità di crisi in Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, come dire, i vertici dell'unità di crisi si meravigliavano che esistono persone che non vengono immediatamente contattate dall'ASL quando sono positive. Io non capivo se scherzavano o se vivevano sulla luna, perché se non si rendono conto che questo è lo stato dell'arte, vuol dire che siamo fuori controllo. Allora, se siamo fuori controllo, vuol dire che non c'è trasparenza su quello che sta accadendo. Sì, indubbiamente che c'è un caos contagi e comunicazione tra ASL, Regioni e scuole, questo non vi è dubbio. Lei ha citato la lettera che ha inviato al Presidente della Regione De Luca nei giorni scorsi per chiedere chiarimenti. C'è stata una risposta a quella lettera? Sì, il Presidente della Regione mi ha risposto con una risposta che è davvero sorprendente, perché io due cose avevo chiesto proprio in uno spirito di cooperazione istituzionale. Vede, certe volte nella semplificazione mediatica passa sempre quest'idea che è un po' noiosa e stancante lo scontro tra il Sindaco e il Presidente della Regione, tra De Magistris e De Luca. Guardate, non è un fatto personale, qui è in gioco la salute di tutti noi. E io al Presidente della Regione, facendomi carico anche di un onere istituzionale, di uno scrupolo istituzionale, di uno spirito di cooperazione, mi sono anche proposto, come dire, di dare una mano caricandomi di una responsabilità forte. Due cose avevo chiesto: una, di partecipare, che mi sembra scontato quando lo racconto ai miei colleghi sindaci, non ci possono credere, all'unità di crisi regionale, e la seconda, di avere dati più puntuali, più elaborati rispetto a quelli che arrivano ora, perché arrivano dati freddi, arrivano il numero dei positivi, il numero dei deceduti, il numero delle persone in ospedale, in terapia intensiva, con la data di nascita e poco altro. Bene, il Presidente mi ha risposto che io non devo partecipare all'unità di crisi,
perché è sufficiente che ci sia un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi al presidente sfugge che i sindaci, in particolare poi per la valenza del territorio, il sindaco della città metropolitana è la massima autorità sanitaria del territorio, quindi questa è roba da manuale, come dire, di scuola, nemmeno di giurisprudenza, quindi basta la legge, bisogna conoscerla, questo vale soprattutto per chi ricopre incarichi istituzionali. E la seconda ha detto che non mi deve trasmettere altri dati, che va bene così. Quindi io credo che è inutile chiosare queste risposte, perché di fronte a questo veramente cadono le braccia e forse non resta da fare, purtroppo non lo vedete, ma là c'è una scultura molto bella di Lello Esposito che rappresenta San Gennaro. Di fronte a questo lo dico con molta amarezza, cioè non ci rimane che farci il segno della croce. Sindaco, brevemente concludiamo su questo nuovo DPCM. C'è anche una stretta per quanto riguarda la movida. Chiudono bar, ristoranti e pub alle 24, se c'è la consumazione al tavolino. Per quanto riguarda la consumazione all'impiedi, non oltre le 21. Questo vale a livello nazionale. Poi le singole regioni possono decidere diversamente. Noi sappiamo che è in vigore l'ordinanza di De Luca che prevede lo stop fino alle 23 per quanto riguarda la regione Campania. Vede, pure qua trovo più condivisibile la decisione del Presidente del Consiglio rispetto a quella del Presidente della Regione. Cioè, in un momento in cui ormai si è deciso di una stretta maggiore, le 24 possono essere un punto di equilibrio perché consentono in un territorio nazionale in cui anche le abitudini sono diverse, al nord si mangia prima, al sud si mangia più tardi, l'ingresso fino alle ore 24 e quindi consentire comunque di consumare fino all'una e anche poco dopo, la trovo una decisione equilibrata, mentre la decisione del Presidente De Luca era inutilmente afflittiva nei confronti degli operatori economici e addirittura agevolatrice del contagio, perché se tu riduci molto gli orari, anche qui non ci vuole uno scienziato, un infettivologo, per prevedere che la maggior parte delle persone si concentrano negli stessi orari e quindi da questo punto di vista, se devo scegliere, io condivido di più la decisione del DPCM, però purtroppo in Campania prevarrà la decisione del Presidente della Regione, quindi continueranno a essere chiusi i locali dalle 23. Per quanto riguarda la didattica a distanza che era stata chiesta dalle regioni, almeno per le scuole superiori, perché sappiamo che molti istituti scolastici sono chiusi causa Covid per consentire le sanificazioni del caso, il governo al momento ha detto no, non se ne parla proprio, il ministro Azzolina è stata dura in questo senso, bisogna andare a scuola, quindi la didattica in presenza. Ma credo che poi alla fine si arriverà sostanzialmente a una didattica a distanza, perché tra preoccupazioni diffuse, sentimenti ansiogeni, isterie, casi di Covid, chiusure a macchia di leopardo, scuole che chiudono e scuole che rimangono aperte, classi che vanno a distanza e classi che rimangono a scuola, credo che è solo una questione di tempo, ma l'autunno e l'inverno, vi ricordate, lo dicemmo, sarà difficile garantire continuità e uniformità. Io apprezzo che il governo mantenga la linea perché rinunciare subito e rapidamente alla scuola è una rinuncia a un pilastro della democrazia. Però per come si stanno mettendo le cose in termini di contagio e in termini, come dire, di chiusure a fisarmonica, a macchia di leopardo, insomma, in tutta Italia, io penso che è solo una questione di tempo, poi cominceremo a vedere le regioni che agiranno in un modo rispetto ad altri, i sindaci in questo caso, basta vedere anche qui nel nostro territorio, sono stati sindaci che hanno chiuso tutte le scuole, è accaduto a Bacoli l'altro giorno, è accaduto in altri comuni, in città stiamo tenendo, però pure ci sono scuole chiuse, oppure casi in cui si dovrebbero chiudere solamente alcune classi, ma a seguito della protesta dei genitori si chiude tutta la scuola, le rivendicazioni sindacali, le paure di chi va a lavorare, insomma, l'avevamo detto che la prova anche di forza e di maturità di un paese si vede nei momenti difficili e credo che stia scricchiolando la tenuta psicologica rispetto a un tema come questo. Quindi io credo che sia una questione di tempo, ma stiamo scivolando verso una didattica a distanza nelle scuole e una didattica a distanza per le università. E secondo me, lo dico con molta sincerità, è un ulteriore tassello di una sconfitta.
E questo si poteva prevedere, continuo a ritenere che quest'estate sono stati fatti degli errori anche abbastanza significativi che potevano essere evitati. Assolutamente, Sindaco, è difficile realmente programmare il Natale in queste condizioni, ma chiaramente è necessario perché è una risorsa economica anche per la regione, insomma, e per la città il Natale. E voi come pensate di organizzarvi? Insomma, Napoli ha molte criticità, a cominciare da San Gregorio Armeno, che ovviamente insomma, bisogna evitare gli assembramenti. E come si farà? Guardi, noi proviamo a programmare tutto, ma nella consapevolezza che oggi tutto si riesce a fare tranne che programmare, perché con quello che sta avvenendo fuori e con i dati che stiamo avendo, è chiaro che si prospetta. Si può togliere per favore il ritorno di cuffia? Grazie. Per quello che si prospetta, io credo che sarà un Natale molto, molto complicato. Noi lo stiamo programmando, non dico come se nulla fosse, perché non è così, ma noi programmiamo tutto: il Natale a Napoli, le luminarie, i pastori, San Gregorio Armeno, evitare assembramenti, però diventa tutto più difficile. Guardi, io. Sarà che il sindaco ha il polso della situazione. Io vedo una situazione psicologica più grave di quella di marzo. Cioè io vedo una depressione generale anche sul tema culturale, commerciale, imprenditoriale. Sta cominciando ad avanzare lo sconforto, cioè nel senso che non si ha più quella capacità di mettere in campo iniziative forti perché mentre prima tutti puntavano alla fine del lockdown e alla ripresa. La ripresa è arrivata, a Napoli possiamo essere molto soddisfatti di ciò che è accaduto da metà maggio a fine agosto, da settembre è cominciata la botta, perché rivedere un'altra volta il buio e non la luce nel tunnel, questo sta facendo arretrare un po' tutti, quindi è inutile illuderci, l'autunno e l'inverno saranno duri, saranno difficili, saranno di resilienza, però il comune di Napoli non molla, c'è sempre. E noi organizzeremo e programmeremo anche il Natale. Chiaro, sarà un Natale diverso, sarà un Natale ai tempi della pandemia, ma sarà comunque un Natale in cui speriamo di poterlo vivere nel miglior modo possibile. Sì, indubbiamente insomma, è una fase molto complessa. Prima di passare alle elezioni comunali, che dedicheremo la parte finale della trasmissione, le chiedo per quanto riguarda i trasporti. Leggevamo sulle pagine di Repubblica oggi di un'indagine dei carabinieri a causa dei troppi stop dovuti a malattie talvolta non giustificate dei dipendenti. Lei fu molto duro nei giorni scorsi, proprio a proposito di questi stop che mettevano in ginocchio il trasporto a Napoli. Cosa ci dice in merito? Ma ho segnalato quello che dovevo segnalare, esprimo soddisfazioni se ci sono indagini, come credo, serie e rigorose con riferimento a condotte molto, molto, molto gravi che sono avvenute nei giorni scorsi e nelle settimane scorse. Quindi bisogna sempre denunciare, bisogna sempre mantenere alta la guardia su episodi che convincono poco. Beh, sta parlando comunque a un ex magistrato, a un sindaco che ama profondamente il lavoro, i lavoratori, la città e le persone per bene. Quando vedo persone che infangano la divisa che indossano o la professione che dovrebbero esercitare nell'interesse della città, non bisogna fare sconti a nessuno. E chi difende i lestofanti fa un'operazione di complicità morale. Chiedo quindi all'ex magistrato cosa ne pensa della radiazione alla magistratura di Palamara. Può bastare per portare alla luce tante verità nascoste? No, è una misura scontata che avviene perché è stato, come dire, esposto al pubblico ludibrio Palamara, che ovviamente non lo difendo, anzi, sono stato tra quelli che quando tutti quanti lo sannavano avevo detto chi era. Considerate che Palamara fino a poco tempo fa era persona a cui i magistrati, non dico si inchinavano, ma quasi, dal quale andavano per chiedere favore. 10 anni fa, circa 10 anni fa, quando io facevo inchieste delicate in Calabria, lui era il presidente di tutti i magistrati, pensate, era il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, godeva del consenso di tutte le correnti ed era una cosa col Consiglio Superiore della Magistratura.
Quindi se qualcuno pensa che radiato Palamara, la magistratura ha lavato i panni sporchi, li ha stesi al sole e li fa trovare lindi e bianchi, non ha capito nulla. Io mi auguro che Palamara parli, non lo farà. Io l'ho stimolato pubblicamente, ma non lo farà. Se Palamara parlasse, potrebbe venire fuori quel sistema criminale dove una fetta significativa della magistratura ha fatto parte e fa parte ancora. Quindi credo che se la magistratura vuole ritornare ad avere quel livello di credibilità che merita, perché la maggior parte dei magistrati sono persone oneste e per bene, bisogna avere il coraggio di fare pulizia fino in fondo, altrimenti anche quelli che oggi sono gli accusatori di Palamara erano fino a qualche tempo fa complici di Palamara. Allora questa è un'operazione che non è un'operazione verità, è un'operazione pilatesca e la magistratura non può fare operazioni ipocrite e pilatesche. Siamo alle elezioni comunali del 2021, lei ha giocato d'anticipo con la scelta del candidato a sindaco che dovrebbe appunto succedere a Palazzo San Giacomo, individuando nell'assessore ai giovani alla Polizia Municipale Alessandra Clemente la candidata giusta per vincere questa battaglia che si prospetta sicuramente lunga e complessa. Lei è convinto della sua scelta? Molti ritengono che sia stata una scelta per aprire poi a un dialogo e per porre l'accento sulla scelta del candidato, ma non sia ancora quella definitiva. Lei cosa ci dice? Ma guardi, io sono non solo assolutamente convinto della proposta, io credo che sia assolutamente legittimo, io penso anche opportuno che il sindaco uscente che ha governato per 10 anni insieme ad una squadra di cui vi vado orgoglioso, che non mi posso più ricandidare, faccia una proposta alla città. Si leggono nomi di aspiranti sindaci ogni giorno, penso di aver fatto fare un passo in avanti. Si passa dal dibattito anche interessante, magari alla lunga rischia di diventare noioso e anche molto etereo, no? Sulle frasi di buonsenso che io condivido, ovviamente, dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo sederci ai tavoli, dobbiamo discutere, ma questa è anche un'attività, come dire, che gli esperti della politica politicante portano avanti per gettare la palla avanti, rincorrerla e non mettere a terra nulla poi alla fine. In questo modo, secondo me, secondo noi, c'è una proposta in grado di arrivare fino alla fine. Quindi non è un'operazione tattica, è un'operazione che ha un valore tattico e un valore strategico. Il valore tattico è quello di discutere con una proposta ai tavoli, quindi poter discutere di una proposta seria, di una squadra seria, di un movimento che ha amministrato in maniera autonoma in questi anni e unica esperienza, diciamo, alternativa alla politica tradizionale a livello italiano nelle grandi città. E quindi questo non capisco perché si indignano in alcuni della politica tradizionale, questo è un passo in avanti. Poi sono ben consapevole del fatto che non è assolutamente semplice e scontato trovare un accordo, l'accordo lo si trova insieme e quindi noi in questo modo siamo partiti per provare ad arrivare anche fino in fondo, qualora altri, come dire, si vogliano sfilare. Io sono convinto del fatto che la candidatura, la proposta della candidatura di Alessandra Clemente non era una proposta né naturale né scontata. Perché all'interno della nostra squadra non è facile scegliere una persona tra tanti che sono bravi. Quindi mi sono assunto l'onere di fare questa scelta. Alessandra è un elemento importante della squadra, ma senza la squadra non si vince. Alessandra ha delle qualità che secondo me in questo momento sono importanti. C'è una donna, è giovane, c'è esperienza perché è stata per 8 anni assessore, per 7 anni assessore. È una persona che ha coraggio, che è schierata sui temi della legalità senza tentennamenti, la sua storia è limpida da questo punto di vista, e se attorno si riesce a costruire, come credo, una squadra forte, e io mi sono preso l'onore e l'onere di allenare questa squadra che si sta preparando al precampionato, noi siamo in condizioni tanto di fare squadra insieme ad altri, tanto come lo sport insegna, a giocare da avversari, mai da nemici, nei confronti di altri e poi ce l'andiamo a giocare alla fine nella consapevolezza di aver messo in campo non un'operazione di potere, non un'operazione calata dall'alto, non un'operazione partitica, ancora una volta puntare su persone per bene, competenti, con passione, che amano la città,
umili e che vogliono fare un lavoro di squadra. Questa è la proposta che fa il sindaco uscente e mi incoraggia per certi aspetti anche le numerose critiche che sono venute da esponenti della politica tradizionale, perché vuol dire che è stata una proposta Critiche che interessante. vengono sia dal Partito Democratico per voce del suo rappresentante metropolitano Saracino per quanto riguarda il modus operandi della scelta piuttosto che la candidata che, insomma, non, su cui non ha espresso ovviamente giudizi, ma anche Sandro Rotolo, lo zio di Alessandra, insomma, non ha parole di entusiasmo per questa candidatura. Ma non mi faccia fare polemiche su Sandro Ruotolo, preferisco ed è meglio che io non dica nulla, perché sai, io sono un uomo generoso che vivo di relazioni umane e di affetti, quindi mi fermo qui, che le persone prima ancora che misurarsi sulla politica si pesano sui rapporti umani, quindi di Sandro non voglio parlare. E preferisco farlo in un'altra occasione. Il resto vedo che ci sono critiche sul metodo e non sulla persona, quindi vuol dire che la scelta che abbiamo fatto è una scelta importante, è una scelta vera, è una scelta seria. Il metodo non ci vedo nessuna autocritica da fare perché si discute da tanto tempo, anzi non è un'imposizione, è una proposta, si fa un passo in avanti, si inizia a discutere di contenuti, di persone, di squadre, non vedo di che meravigliarsi. Io lo so che altri stanno lavorando per una candidatura calata da Roma, calata dall'alto, nell'ambito di un patto nazionale PD 5 Stelle. Noi in questo patto non ci siamo perché non stiamo in quel patto, ma siamo molto rispettosi degli altri partiti, di tutte le altre realtà. Guardiamo con molto interesse questo dibattito che si sta muovendo in città, compreso l'iniziativa di sabato. Quindi siamo in posizioni di grande rispetto e di grande umiltà. Sono altri che magari, prima ancora che uscisse il nome di Alessandra, hanno pensato bene di fare dichiarazioni franciane. Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Ecco, i 100 passi verso la primavera. Anche la posizione del governatore Vincenzo De Luca nella scelta del candidato per il Partito Democratico a Napoli, chiaramente forte del risultato elettorale. Le chiedo un'ultima cosa e poi ci salutiamo. È stato approvato in giunta il bilancio di previsione, adesso chiaramente la parola deve passare al Consiglio. Lei è preoccupato? È un'altra tappa importante? L'ultimo bilancio di previsione della nostra amministrazione, sono molto soddisfatto dell'approvazione in giunta di questo bilancio perché vede, non è che abbiamo avuto di questi tempi un aiuto particolare da parte del governo e del Parlamento. Ai tempi della pandemia mi sarei aspettato ben altra attenzione, ma ormai finirò il mio mandato nella consapevolezza di non aver mai potuto avere la fortuna di un governo e di un Parlamento che hanno veramente pensato agli enti locali. Quindi ce l'abbiamo fatta ancora una volta con le nostre forze, continuiamo a non licenziare nessuno, anzi ad assumere, perché si farà un concorso per dirigenti e funzionari a tempo indeterminato, stabilizzeremo tutti i lavoratori socialmente utili che da oltre 30 anni vivono un precariato fatto di cronicità ed ingiustizia, assumiamo maestre, mettiamo risorse per le emergenze che si sono accresciute con il Covid, quindi il Consiglio Comunale, come dire, vado con la sana e giusta preoccupazione di sempre, cioè quello che diventa difficile trovare i numeri, ma il Consiglio Comunale ha dimostrato negli ultimi tempi un grande senso di responsabilità in molti consiglieri, che io questo ho molto apprezzato, anche ieri in Consiglio Metropolitano, con un risultato quasi unanime, con un'astensione, abbiamo approvato un bilancio importantissimo, quindi frutto di una credibilità che ci siamo e mi sono acquisito negli ultimi tempi, ho apprezzato molto che componenti anche non della maggioranza stiano lavorando in Consiglio Comunale non per aiutare la maggioranza, ma per sostenere la città. Che poi ci sia qualcuno della maggioranza, come dire, che 4 anni fa ha approfittato del vento in poppa ed è salito sul carro, poi si è girato da un'altra parte, poi magari qualcuno adesso sta provando a girarsi un'altra volta e a ritornare. Questo dipende dai venti. Sappiamo che, insomma, la natura, oltre allo scirocco, ha il maestrale, ha il grecale, ha la tramontana, una serie di venti. Noi andiamo sempre nella stessa direzione, che certe volte è ostinata e contraria, ma sicuramente nella direzione del bene e dell'amore profondo per la nostra città. E sono convinto che il Consiglio Comunale darà una risposta efficace e significativa nell'esclusivo interesse dei napoletani.
Napoli soffia molto il vento di Libeccio, essendo una città di mare. Sindaco, noi la ringraziamo, le auguriamo una buona serata. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Avevo lasciato il libeccio a lei per non essere troppo dominante e ingombrante. Arrivederci, Grazie. sindaco. E Grazie. vale. Arrivederci, buona serata. Arrivederci, buona Arrivederci. serata. Buona serata a tutti. Arrivederci.